Buongiorno e bentrovate a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. Esaurita la fase di predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2023, ecco dunque a propinquarsi una serie di adempimenti connessi alla formalizzazione e approvazione del bilancio stesso. Come primo rispetto di un adempimento civilistico, ricordo che sia per le società a responsabilità limitata che per le società per azioni, ai sensi del disposto del 2364 nel primo caso e del 2478 bis nel secondo caso, entro 120 giorni dalla data della chiusura dell'esercizio dovranno essere convocate le assemblee per l'approvazione dei bilanci. Data che per via dell'anno bisestile, quest'anno ricordo essere il 29 aprile del 2024. Come nel caso di proroghe ai 180 giorni, qualora vi fosse la possibilità di avere speciali ragioni, come previsto dallo statuto, ovvero l'approvazione del bilancio consolidato, ecco che questo termine andrà a convergere sul 28 giugno 2024. Un altro termine che deve essere rispettato con attenzione è quello della convocazione dell'assemblea, che come sappiamo per le società di capitali generalmente, salvo diverse disposizioni statutarie, è previsto in 8 giorni prima della data dell'assemblea. Ricordo anche che il termine di 8 giorni in realtà è più stretto di un altro termine che la legge pone a tutela dei soci, che è quella dell'avere a disposizione il bilancio per prenderne visione. Questo termine, ai sensi del 2429, è invece di 15 giorni. E a questo proposito, credo occorre prestare attenzione al fatto che una eventuale obiezione da parte di soci che non hanno avuto la possibilità di prendere visione del bilancio nei termini previsti può produrre come effetto l'annullamento o addirittura la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio. Sulla necessità di dover informare i soci dell'avvenuto deposito, nel caso in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea sia inviato oltre il termine dei 15 giorni, vi sono pronunce diverse. Ricordo anche che è stato recentemente fatto un rinvio alla Corte di Cassazione, la quale probabilmente dovrà esprimersi in merito. Ricordo infine che per l'esercizio 2024 fino al 31/12 e quindi per tutti i bilanci 2023, per effetto della proroga legata all'articolo 11, secondo comma, della legge 21/2024, le assemblee potranno ancora tenersi attraverso sistemi di videoconferenza e le società a responsabilità limitate, anche in deroga al disposto del codice civile, potranno disporre di consultazione o voto scritto. L'ultimo adempimento, che è quello fiscale, è stato proprio recentemente definito dalla circolare ministeriale 8E dell'11 aprile scorso, la quale ha disposto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES quest'anno scade nel 15° giorno del decimo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio, quindi per l'esercizio 2023 sarà il 15 ottobre 2024. Ecco che da questa carrellata non possiamo che auspicare che la dinamica futura degli adempimenti e delle scadenze possa essere sempre più standardizzata per evitare di dover rincorrere la evoluzione e le dinamiche delle scadenze. Grazie.